si domanda di più al proprio corpo in termini di benessere e si è più o meno capito che è importante mantenere l'attività fisica perché il corpo risponda alle aspettative. D'altra parte, come sappiamo tutti, lo stile di vita cui la società ci invita a fare è ben lontano da tutto questo, e cioè quindi la sedentarietà sta aumentando tra i giovani e non viceversa. Il fumo che sembrava essere in via di eradicazione, dati degli ultimi 2 anni, in giovani di 15 anni, maschi e femmine, questo è il futuro naturalmente, e negli ultimi pochissimi anni la percentuale di fumatori tra i giovani è aumentato del 15% circa, più nelle ragazze che nei ragazzi, e quindi ci sono spinte contrastanti in sostanza, per cui un compito di una società medico-scientifica è appunto quello di dare delle indicazioni e lavorare in modo che vengano incorporate, il che vuol dire motivare però, il che è un lavoro difficile e non lo fa di sicuro una società medico-scientifica da sola.